Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Diciamo un pochino a tema Pasqua. Sono andata al Lidl, dovevo andarci settimana scorsa per prendere sempre la linea Deluxe. Sapete, ero influenzata. Questa settimana sono usciti tantissimi altri prodotti. Io volevo l'uovo di Pasqua, era tipo sempre il pistacchio con cioccolato bianco. Comunque, raga, mi è rimasto inganno proprio come si suol dire. Però vabbè, sono andata, sapete che io guardo sempre il volantino, infatti il volantino è valido fino a domenica, oggi è 13, quindi domenica è Pasqua che è 17, sì, oh. Se non mi sono sbagliata a fare i conti, comunque fino a domenica potete trovare tra virgolette i prodotti, ma secondo me sono andata a roba, però se vi piace qualcosina regatevi al Lidl Colomba con crema al pistacchio, all'inizio avevo preso quella al pera. Però poi mi ha detto Giulia, guarda qua, ho detto ok, possiamo pera, prendiamo questa. Coperto di cioccolato fondente e all'interno ha lo strato di pistacchio, quindi ha la crema di pistacchio. Andiamola ad aprire. Se non sbaglio ha un prezzo di 7 euro. Comunque ve l'ho fatta vedere. Togliamo un attimo la carta. Allora, non è tanto morbida, è morbida ma non tanto. L'impasto non è male. Pensai che non ti senti tantissimo. Alla fine ci stanno, non è che mi aspettavo l'oro di Napoli. Il pistacchio, no. Anche no. Forse secondo me semplice, con le gocce di cioccolato dentro, sarebbe stato molto più buono. Sinceramente non mi fa dire wow. Un po' delusa? Sì, mi aspettavo qualcosina in più, sono sincera. L'impasto anche non è tanto morbido, morbido, morbido. Non lo so, sono rimasta un pochino maluccio. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa. Se avete trovato l'uovo che volevo prendere io. Fatemi un po' sapere e noi ci vediamo direttamente con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, c'è un profumino assurdo. Ho il telefono perché vi voglio dire, ho preso il volantino, già mi ricordavo questa cosa. Ovviamente, da come avete visto, sono delle pappardelle ripiene di astice. Io ci ho aggiunto un po' di sugo sopra. Io non ho mai visto delle pappardelle ripiene. Wow! Oddio, ma sono buonissime. Wow, sono molto delicate, non hanno quel sapore molto forte. E poi è una bella invenzione. Mi sono sporcata, cazzo. Ok, non costano neanche tanto. Aspettate che vado a prendere il prezzo. La confezione è 250 grammi. Ci mangiano tranquillamente anche, secondo me, 3 persone. Ci mangiano ovviamente non con piatti abbondanti, però ci mangiano tranquillamente 1,79 euro. Il prezzo è buono. Anche perché il sapore è delicato, mi aspettavo un sapore molto più forte. C'erano tante di quelle cose dolci, mamma mia. Io ho gradito, anche la mia maglia ha gradito, e quindi ci vediamo direttamente dopo con una seconda portata dolce. Quindi a tra poco.
eccoci qua con le mezzelune con crema di cioccolato e cacao. Assaggiamole, ho cotte con un po' di burro. Sono buone. Forse li dovevo far stare un altro minutino. Vabbè. Il cacao si sente molto, sono buoni. Una cosa del genere la fece pure Giovanni Rana, però io non riuscii a provarli, provai solo tiramisù, il lavoro rosso tiramisù, ed erano molto buoni. Un po' di alimento così, quindi pasta dolce non mi fa impazzire. Trovo che te ne mangi due, tre, ma poi basta, anche perché parlo personalmente, mi disgustano, sono molto buoni. No, sono buoni. Il sapore è delicato, non è fortissimo. Si sente più il cacao che il cioccolato. Buoni. Non so se dovevo farne stare un pochino in più oppure è proprio la pasta esterna che è così, anche perché sulla confezione portava 2-3 minuti. Io le ho fatte stare tipo 3-4 minuti, poi le ho saltate anche in padella per più di un minuto, quindi. Direttamente oggi pomeriggio con la merenda, una super super merenda. Eccoci qua con la merenda. Comunque, raga, non ho mai visto un prodotto più scomodo di questo. Limone, frutto della passione e lampone. E da come potete vedere c'è l'involucro. Comunque, era veramente scomodissime. C'è la panna, tutto molto morbido. Buono. Però il lampone non si sente tantissimo. C'erano anche cioccolato, però preferito frutta. Assaggiamo frutto della passione. Un po' asprino, questo frutto della passione, ma è buonissimo, comunque sono molto buone. Eh sì, bello aspro. Ultimo, limone. Due gusti aspri alla fine, bene Giulia. Se vado a farti i conti. Limone, proprio limone. Va buonissimo. Però forse in assoluto la mia preferita. Lampone. Però pure frutto della passione, molto buono. Ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Che poi sarà più che una cena, sarà un primo perché c'era la pizza, la volevo prendere, ma le gusto gorgonzola, e quindi ho detto anche no. Quindi stasera con un altro primo molto sofisticato, e poi ovviamente ci sarà anche un bel dolcino. Quindi a stasera. Eccoci qua con la cena. Se non sbaglio sono proprio i medaglioni, fatemi vedere come li chiama. Sì, medaglioni con gamberi e lime. Io non ce la faccio più, sto da lunedì mangiando solo pasta ripieno, perché poi pure solo pasta ripiena, poi pure ieri, mamma mia, non ce la faccio più. Infatti oggi è l'ultima portata così, finalmente da domani mangerò solo proteine. No, non è vero. Comunque, andiamo a fare il taglio. Con un filo d'olio. Però posso dire erano molto 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 più buone le pappardelle. Ma le pappardelle anche erano ripiene.
con l'astice. Sinceramente questi non mi fanno impazzire. Si sente più la pasta esterna del medaglione che cioè il ripieno. Scusatemi raga, ma sulle 9 ma io sono proprio fusa. Tu cosa ti stai mangiando? Un umilissimo panino con salsiccia e friarielli. Mamma mia, raga, io la vedo e sono proprio. Mamma mia, sto spreno. Sui broccoli però. Troppo paesani. Infatti ho detto sì, no, mamma, mamma, cucini sempre cose buone, ma ogni qualvolta devo fare una challenge, fai sempre cose, muah! Ho fatto, non ti preoccupare, te le ho conservate, te le mangi domani a pranzo. Brava mamma. È proprio sciupita, c'è pure il condimento dentro. No, veramente senza senso. Vedete. Sì, vabbè Giulia, ma... Le ho messo solo un filo d'olio. Ho esperienze adesso. E quindi posso dire quando una cosa è già sciupita di sé. Giulia, sono sinceramente. Sinceramente, che dire, questa cena un po' gnè, non mi sono piaciuti, come sono sempre gusti personali, però adesso, tra poco, no adesso, tra una mezz'oretta, ci rincuoriamo un po' con il tiramisù. Quindi a tra poco. A tra poco. A tra poco. È arrivata l'ora del tiramisù. Anche il sourdough è bello pieno, inzuppato. Beh, bello inzuppato. Buono. Ti ricordi quello là che ci uscì nella degusta box? Buono, ve lo consiglio. Questa cena è stata conclusa con il botto, però io direi che concludiamo questa challenge domani mattina proprio con i fuochi d'artificio. E quindi noi ci vediamo domani mattina con la colazione. Eccoci qua con l'ultimo pasto di questa challenge e concludiamo veramente con il botto. Queste qui le ho viste in Nutella perché io non le avevo viste. Sono due mini cheesecake surgelate gusto salted caramel. Ovviamente le ho fatte scongelare per più di 2 ore, ma ve la devo far vedere perché è meravigliosa. Molto morbida. Wow, buona. Spero che il biscotto sia attaccato. C'era anche frutti di bosco. Ci stanno che giro non hai preso frutti di bosco. Il biscotto si è proprio incollato. Mamma mia, che buono. Il biscotto è salato. No, vabbè, è una meraviglia. Comunque, secondo me, pure quella lì o era lampone o frutti di bosco, mamma mia, mi sembra una bomba. Ma sta cosettina ha giusto 407 calorie. Ma su per giù, eh. Challenge super approvata, mi è piaciuta tantissimo, ne sto preparando tante altre, ritorneranno anche i cittadini, non vi preoccupate, un po' alla volta vi porto tutti i video che vi piacciono. Io corro subito ad editare questa challenge così che voi possiate vederla anche oggi alle 14, tanto devo editare solo questa parte perché il resto ho già editato.
mi sono portata un po' avanti, così se vi piace qualcosina vi recate da Lidl e vedete se riuscite ancora a trovarli. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!